Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi della politica e dell'economia realizzato nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede del Consiglio regionale. Nella puntata di oggi sono ospiti i consiglieri Renato Locchi, capogruppo del Partito Democratico, Franco Zaffini, capogruppo Fratelli d'Italia. E facciamo subito il punto sulla situazione politica, parliamo di politica eh, attualità ma anche poi di eh, lavoro. Eh, entro nella situazione politica con Renato Locchi e chiedo subito al capogruppo presidente del Partito Democratico in regione quali sono gli ultimi sviluppi, se il PD farà le primarie per esempio o se invece come il Premier. Eh, Manifesta qualche volta, ci può essere addirittura una scissione interna al partito. Se comprendo bene, la scissione interna è una vicenda nazionale, mentre sì, le primarie certo. credo che si riferisca all'Umbria. Nelle primarie parliamo dell'Umbria che si appresta a rieleggere la Regione, è un tema che abbiamo ormai ciclicamente affrontato. Quindi, per il Presidente della Regione. Per quanto riguarda la vicenda nazionale, la scissione, io credo che coloro che sono a Roma e sono in minoranza e io devo dire sono vicino proprio a quest'area escludono tutti che vi sarà una scissione per cui non ho motivo per ritenere che vi sia che ci debba essere una scissione penso proprio che non ci sarà per quanto riguarda le primarie invece il nostro partito ancora deciderà proprio nella riunione del, del 14 cioè di metà novembre la sua linea e ad oggi mi pare che le primarie non sono state chieste da nessuno. Per fare le primarie occorre che qualcuno si candidi e che vi sia la raccolta di un numero sufficiente di firme che varia se sia in ambito comunale o si procede o si arriva all'ambito regionale. In assenza di questi fatti nessuno si candida e nessuno ancor meno raccoglie le firme e le primarie non vi sono. Ci sarà una riunione come avviene da Che Monde Mondo ed è la linea che io ho sempre preferito anche quando si è trattato delle primarie a Perugia, per cui ci sarà una, una discussione su questi cinque anni alla regione, il, il quadro che offre i problemi che vi sono alla Regione, come si è operato, si trarrà una conclusione e se il il positivo, ma grado tutto prevale sugli elementi negativi della nostra attività di governo, credo che ci sarà un giudizio positivo su chi c'è stato, non si potrà che ripartire da chi c'è stato e quindi ci sarà una nuova indicazione per la Presidente Marini di guidare un'ulteriore fase della vita del governo regionale. Sembrerà un po' scontato, ovvio, banale, però credo che eh, penso dai tempi dell'antica, di, di Pericle probabilmente, si, si è sempre un po' fatto così metà novembre quindi sarà il momento culminante l'incontro diciamo, che il partito farà si sì, sì, è prevista l'assemblea regionale o il, 13, o il 14 o 15 novembre, non ricordo credo che già sia stata fissata la data Franco Zaffini, centrodestra invece frastagliatissimo, frammentato non c'è più il PDL ci sono diversi partiti, diverse forze politiche e, e qui sembra che la coesione abbia qualche eh, problema. Allora, vista dal capogruppo di Fratelli d'Italia, com'è questa situazione preelettorale politicamente? Beh, ehm, il centrodestra ha diverse anime, ehm, tutte però con un comune denominatore importante, che è il cambiamento. Eh, senza il centrodestra eh, il cambiamento in Umbria non è possibile, non si realizza. Eh, e viceversa il centrodestra è quello che rappresenta il cambiamento per questa regione. In questo senso è eh, giusto che vi siano diverse eh, energie che eh, in questo momento stanno ribollendo. Eh, io, noi Fratelli d'Italia, io personalmente, Franco Zaffini, sono sempre stato per eh, l'unità di tutte le forze che... Eh, mh, pensano che in Umbria è ora di cambiare. E quindi reputo più importante il binomio eh, continuità cambiamento, piuttosto che il binomio centro-destra-centro-sinistra. Anche perché il binomio centrodestra-centro-sinistra ormai è un binomio superato dal fatto che esiste un terzo polo, più o meno forte. Lo vedremo al momento di aprire le urne. Esiste un terzo polo che si chiama 5 Stelle, quindi è anche tecnicamente improprio parlare di bipolarismo nel momento in cui ci sono tre poli che più o meno stanno in campo, più o meno, chi più, chi meno. Ora, eh, noi abbiamo sempre puntato all'unità a Perugia, siamo stati fautori fino in fondo dell'unità del centrodestra e di tutte le forze del cambiamento. Che si sono aggregate tra il primo turno e il secondo turno, e questo ha portato un importante risultato. Noi riteniamo che la stessa cosa vada fatta in Umbria. Chiunque vuole stare dentro la partita del cambiamento, cambiare le cose in questa regione dopo 60 anni, 70, quanti sono? Quanti sono la democrazia funziona con l'alternanza. Ora non è certo colpa del PD o dell'Occhi o della sinistra se non c'è stata fino a questo momento l'alternanza in Umbria. Ritengo che anche le forze cosiddette del cambiamento che si proponevano di cambiare non è che abbiano fatto proprio fino in fondo il proprio dovere, tutt'altro. Quindi oggi c'è questa concreta possibilità. Noi stiamo lavorando a questo. C'è uno strumento tecnico per costringere tutti a stare insieme? Si chiamano primarie? Ben vengano. Se... Non si riesce eh, a realizzare attraverso uno strumento tecnico come le primarie o attraverso una condivisione generale di un tavolo umbro, autonomo, una candidatura unitaria, è del tutto evidente, lo dico a chi mh, ci ascolta, che la decisione verrà presa su altri tavoli, la decisione verrà presa su tavoli romani con la inevitabile conseguenza che probabilmente... Ehm, certe logiche e dinamiche prettamente locali verranno completamente ribaltate nel momento in cui entrano dentro un calderone nazionale dove l'Umbria tocca un partito, la, il Lazio non si vota nel Lazio, la Toscana tocca un altro partito e in questo momento l'Emilia Romagna per esempio è toccata alla Lega. Renato Locchi dopo chiudo con questa pagina politica tecnica, però c'è anche la nuova legge elettorale regionale. Zaffini ricordava, che non ci sono più due poli solo, centrodestra e centro-sinistra. Ci può essere, ci può essere, vedremo se gli Umbri faranno sì che ci sia una terza o anche una quarta grossa realtà che si presenterà alle elezioni. Riguardo questo, la legge elettorale nuova. Che cosa, come si, si, si apre diciamo, a questo eh, scenario modificato? Quali sono i punti diciamo, su cui... Perché anche al PD viene chiesto no, in questo momento un po' di dirigere i giochi e di portare all'approvazione, di fare da, da, da partito apripista, no? Non fosse altro che il presidente della commissione del Partito Democratico. Adesso il PD deve... Beh, a parte, certamente il PD ha fatto una sua proposta. Cerca che, ora proprio in queste ore, cerca di arrivare ad una... Condivisione larga della maggioranza per poi partire in un confronto che coinvolga le forze dell'opposizione o almeno una parte, affinché la legge elettorale sia approvata con un numero il più ampio possibile di, di consensi. Ora non è che le leggi elettorali si, si fanno se c'è sono astratte, quindi se vi sono tre poli saranno tre poli. Personalmente. Ritengo che deve avere la nostra legge un impianto fortemente proporzionale, perché il sistema proporzionale è il più democratico e nello stesso tempo assicurare anche una governabilità in un punto equilibrato, in un rapporto equilibrato. Credo che da questo punto di vista siamo alle fasi finali e al pari di quello che avviene in tutte le regioni in cui si vota. Quindi non c'è un ritardo dell'Umbria. Siamo come le, la Puglia e tante altre regioni. L'hanno fatta solo le regioni che vanno al voto anticipatamente. Una, una la ricordava proprio Zaffini e le mie romane. Zaffini, eh, vi piace la proposta in campo? Doppio turno oppure? Il PD, ha... Il PD ci ha sorpreso. Eh, è riuscito a elaborare un pro, un, una bozza di proposta da mettere sul tavolo, cosa che per quanto mi riguarda non ci avrei scommesso neanche un uovo. Eh, ci ha sorpreso facendo questo, però poi, eh, come io temevo, eh, a seguito di questa proposta si è impantanato, nel senso che eh, in questo momento la discussione è tutta interna alla coalizione che, che, in che oggi governa l'Umbria. Non so quanto saranno i margini eh, che resteranno alla fine di questa estenuante discussione dentro la presunta maggioranza. Temo pochi e quindi temo che noi come opposizione saremo costretti a votare contro quella che sarà la nuova legge elettorale in barba a, a, a una regola assolutamente fondamentale che è quella che quando si inizia a giocare le regole del gioco se, si fanno insieme. Del resto se si vota il 20 marzo... Eh, o giù di lì, la data ancora non è stata resa nota, ma... O quasi sicuramente si vota il 20 marzo, le liste vanno presentate 40 giorni prima, siamo al 10 febbraio, eh, il tempo minimamente necessario per raccogliere le firme e organizzare le coalizioni, ci sono di mezzo le festività natalizie, quindi mi pare del tutto evidente che il PD in questo momento non lo dice ma in modo assolutamente inconfessabile la stia mh, tirando lunga per mantenere la legge elettorale mh, attuale con piccoli aggiustamenti e quelli del resto resi indispensabili dalla sentenza della Corte Costituzionale e questo molto probabilmente è quello che accadrà. Io ritengo che di tutto questo a chi ci ascolta non gliene può fregare di meno, come si suol dire, e quindi quello che sarà importante sarà, eh, molto importante, sarà dare un'idea di Umbria, qual è l'Umbria che vogliamo. E in virtù di questa idea di Umbria, che deve essere ovviamente molto diversa e molto innovativa e molto più agile, snella, rispondente ai bisogni quotidiani della gente, non è retorica, è verità, eh, eh, i cittadini sceglieranno. E questo in, in barba e a prescindere da ogni legge elettorale, ogni alchimia politica, eh, abbiamo visto con l'esempio di Perugia che turno unico, doppio turno. Quando la gente vuole cambiare, e in Umbria la gente vuole cambiare, non ci sono santi che tengono. Uh, si cambia. E in questo giro si cambia. Vede zaffini. Che sono, te sono temi che interessano. Zaffini. Messo... Le domande le faccio per questo, perché poi in realtà so che la gente è stuzzicata. E Renato Rocchi Il ha nostro naturalmente adesso... diritto di replica. Beh, direi di sì. Di... L'Umbria ha una legge elettorale, effettivamente, basterebbe prendere atto che da 30 si è scesi già 20 e che il listino da 6 deve scendere a 4. Ma il PD ha preso un impegno da anni su un punto irrevocabile, eliminazione del listino, e sarà eliminato, e preferenza di genere, al pari di quello che avviene nei comuni. Per questo c'è bisogno di avere una nuova legge elettorale, allora, e vi non... sarà una nuova legge elettorale. Non ti voglio interrompere, ma. Il listino si elimina, ma poi ci sono i modi surrettizi per garantire l'elezione a questo o a quello che è uguale che mantenere il listino. E la proposta della doppia preferenza di genere porta una firma che è quella di Franco Zaffini, di tre anni e mezzo fa. Ha visto Zaffini che l'argomento è interessante. Che ma suscita... per noi addetti ai lavori è interessante, per te, per Locchi, per me, ma per chi sta dietro la telecamera. Non... Sono altre le risposte che aspettano dalla politica. certamente, certamente. e molto più urgenti. Io Certamente. Tutto. parliamo di altre cose. Cominciamo dal lavoro. Ci sono operai della ACHAI Speciali Terni che sono praticamente in marcia verso Bruxelles mentre noi andiamo in onda. È il dodicesimo giorno di sciopero. A questo punto vanno anche alla Unione Europea. Cominciamo da Locchi perché, tra l'altro, Locchi ha ufficialmente, come eh, presidente del PD, ha espresso non solo la solidarietà ma anche il proprio parere, la propria vicinanza alla lotta che stanno conducendo questi operai. Se ne parla adesso se ne parla di più, forse dopo le manganellate eh, l'argomento è un po' più all'ordine del giorno questi operai, la loro voce si sente un po' di più, tanto che addirittura so che hanno suscitato le invidie di quelli dell'Ilva che dicono noi siamo molti più dei 500. Anche di quelli della Merloni. Beh, si è dimostrato che al di là di oltre gli operai di Terni, è stata la città di Terni nella sua intierezza a mobilitarsi. Chiunque di noi era presente a quel venerdì, l'ultimo sciopero generale, ha, avuto, ha colto questo. Perché oltre che un, un immenso corteo, l'immenso corteo è passato lungo due ali di folla che era sulla, assiepata sui, dietro le transenne lungo il marciapiede. Quindi c'è una coralità e un interesse che è di Terni e dell'Umbria e anche la sorte dell'acciaio in Italia, perché non vi sarà sfuggito che questa vicenda ha riaperto il tema se una produzione strategica qual è l'acciaio ancora debba avere le attenzioni dello Stato e del pubblico, dove per pubblico si intendono anche risorse pubbliche. C'erano ieri articoli e anche oggi credo sulla stampa nazionale quindi questo è un punto di grande valore per l'Umbria e devo dire di grande merito per quei lavoratori che hanno avuto la caparbietà di tenerlo desto e di imporlo all'attenzione della pubblica opinione ora come andranno le... c'è anche... devo dire devo dare atto che c'è un intervento diretto del governo ma del governo nella figura del presidente del consiglio dei ministri questo occorre Ora l'esito è sempre da conquistare, sicuramente è difficile, incerto, però eh, non è frequente che il Presidente del Consiglio dei Ministri si occupi di una vicenda perché interessa certo Terni, ma è l'acciaio, quindi vale anche, per, vale anche per Taranto. A Taranto però c'è un contesto così diverso rispetto a Terni. Ora siamo tutti molto attenti perché questa è una vicenda che ovviamente non è, non è ternana, è umbra, è nazionale. Ho capito bene, ma Massimo rispetto perché sono vicende delicatissime. C'è una sorta di accettazione su un numero di esuberi che sia un po' più della metà di quello che ha proposto la ThyssenKrupp. Mi pare che questo sia un po' il punto attuale della situazione. Sempre comunque 290 esuberi. Insomma. Questo è uno dei punti, ma come ha detto anche su questo aspetto il Consiglio regionale il tema, altro tema non meno importante, è quello degli investimenti sul sito industriale di Terni e sulle prospettive degli anni a venire, per cui ci deve essere una caparbia difesa del lavoro e dei lavoratori, ma non meno, per certi aspetti ancora di più, certezze su un piano industriale, non su un piano di razionalizzazione che tende al basso e di, di fatto una sorta di asciugamento di quella realtà. Sentiamo la voce dell'opposizione. Nei Fratelli d'Italia qualcuno ha chiesto addirittura le dimissioni del ministro Guidi. Ma su questo tema è veramente difficile dividersi perché parlo volutamente per, per dettagli, nel senso che non c'è il tempo per affrontare un discorso corposo. A Terni non stiamo difendendo il baraccone e il carrozzone, stiamo difendendo una produzione di eccellenza che è strategica per il Paese, perché l'acciaio è strategico per il Paese e per l'Europa. Eh, a Terni, eh, quello che andava fatto in termini di razionalizzazione, sacrifici, mh, reindustrializzazione, investimenti, a parte il comparto energia, che quello sta dentro un problema nazionale molto più enorme, eh, non molto più grande, molto più enorme. Eh, perché qualcuno ci ha impedito di sviluppare il nucleare in Italia. Che eravamo avanguardia nei momenti in cui oggi saremmo stati energeticamente autosufficienti. Quindi c'è sempre una causa ed un effetto. Oggi stiamo vivendo gli effetti, ma la causa sul problema energia è fondamentale. Ricordo che la Terni, quando era la società Terni, aveva l'energia e la produzione del ferro dell'acciaio. L'energia e la produzione del ferro e dell'acciaio. Quindi l'energia nella vicenda delle acciaierie è fondamentale, è un pezzo importantissimo del problema. Detto questo. Uh, non stiamo difendendo, ribadisco, il carrozzone, stiamo difendendo l'eccellenza e su questo il Paese, tutto il Paese deve ovviamente andare col coltello in mezzo ai denti. Non so se Renzi lo farà, il piglio sembra quello giusto, le parole sembrano quelle giuste, però aspettiamo di vedere i fatti. Uh, noi ci siamo, tutti ci siamo. A prescindere dai colori, e questo lo dico da uomo di destra, evidentemente. Eh, non sono uno statalista, non sono mai stato uno statalista, dico: però, nella emergenza se di una eh, vicenda lo Stato si deve far carico, è proprio quella di una produzione strategica come l'acciaio. Quindi noi, come Fratelli Italia, diciamo alla eh, peggiore delle ipotesi nel momento in cui la battaglia. A causa di tanti motivi è persa, lo Stato si deve far carico di questa azienda e di questa produzione e deve saper mettere sul tavolo la propria golden share, perché stiamo parlando di produzione strategica per il Paese. Non stiamo parlando né di panettoni né di altre vicende che hanno visto lo, il sistema delle partecipazioni statali impegnato in altre vicende, non certo eh, strategiche, come l'acciaio di terra. Chiaro? I minuti passano, passa un'altra domanda. Riparto da Zaffini: c'è una mozione dei Fratelli d'Italia per il sostegno alla natalità. Lei ha fatto rilevare che in Umbria ci sono più punti per interruzione volontaria della gravidanza che punti nascite. Allora, questa mozione che cos'è? Abbiamo l'orologio che ci ammazza. Uh, L'Umbria sta sull'orlo, affacciata sull'orlo di un baratro demografico. Eh, è la regione che invecchia di più in Italia, è la regione che nasce su, in, nella quale si, las, si nasce di meno in Italia e l'Italia è il paese dove si nasce di meno in Europa. Eh, abbiamo dei dati demografici assolutamente preoccupanti, i nostri dati preoccupanti stanno dentro una mia preoccupazione personale, chiamiamola così, che vede i dati dell'Umbria reggere in virtù della immigrazione regolare che in Umbria c'è è altissima. Eh, a qualcuno questa cosa può non dar fastidio, a me crea una qualche preoccupazione perché io dico che eh, vorrei vedere le nostre terre, i nostri luoghi, le nostre pietre tra 100 anni eh, per i nostri nipoti, per i nostri pronipoti abitate dalla nostra gente. Ecco, sarà una posizione retrograda, sarà una posizione settaria. Sarà... Però io la penso in questo modo. Questo ovviamente non significa di non riconoscere diritti a, a chiunque. Dico semplicemente che l'Umbria si deve porre il problema di sussidiare dare un sussidio alla maternità. Ci sono tante donne che si trovano nella condizione odiosa di dover prendere decisioni drammatiche per motivi economici, almeno quelli non sono gli unici motivi per cui una donna prende una decisione drammatica, ma almeno quelli di natura economica noi dobbiamo alleviarli con un piccolo sussidio che, di cui la Regione si può far carico, ad esempio, fino al terzo anno d'età del, 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 del Nato. Su questo devo dire, a differenza del passato, vedo e noto una grande sensibilità da parte della maggioranza, ne sono felice, questo è, una, è un tema che io ho proposto come primo atto della mia prima... Legislatura nel 2000. L'ho riproposto nel 2006, quando è iniziata la mia seconda legislatura, lo sto riproponendo in chiusura della terza. E devo dire che in questo momento trovo una sensibilità diversa dal passato. Se tutto questo si chiude con un, un testo condiviso che riconosce l'importanza della maternità e, e di tutto quello che essa. Comporta, quindi eh, doppio ruolo per la donna. Adesso ribadisco, non abbiamo il tempo necessario per affrontarla, ma se il Consiglio regionale riesce a chiudere un testo condiviso su questo importantissimo argomento, io ritengo che l'abbiamo fatta grossa. Se il capogruppo del Partito Democratico vuole intervenire su questo, perché ho anche un'altra domanda per lei, Locchi. Ma non ho ben compreso. In Italia, è un, è un, questo è un problema italiano, basta vedere il, le risorse che la Francia in primo luogo. La Germania impegnano sul fronte del sostegno alle famiglie, da lì nasce anche la, la, una maggiore tasso di natalità. Ora per, per fare una battuta sui punti nascita in Umbria ve ne sono alcuni di più del dovuto, non, non di meno. Non, ah. è che, la, non è che adesso ho sentito un po' di demagogia, le origini hanno tradito un po' il mio collega Zaffini, così come sarebbe molto utile sapere chi saranno gli Umbri del 2050 e 70, così come dobbiamo... Ho era una mia posizione allora, personale. Ho capito, invece. le questioni quindi teniamole sul punto, perché altrimenti torneremo indietro, però certamente sul punto noi dobbiamo vedere se c'è uno spazio anche all'interno della regione per sostenere ulteriormente quello che ancora non si sta facendo, ma che tra l'altro rientra anche tra le finalità e gli obiettivi è dello stesso governo Renzi, perché eh, vi sono alcuni aspetti, anche compresi contenuti anche nel Jobs Act, che vanno proprio in questa direzione, perché si è capito bene che è la precarietà del lavoro, che non certo è affrontato in questi termini sì. dal Jobs e anche il sostegno concreto in quanto a denari per le, il secondo o terzo figlio, come fanno tanti altri paesi, L'elemento fondamentale perché l'Italia torni a fare figli e l'Umbria con l'Italia. Bene, ci sono un paio di minuti per una pagina che volevo dedicare all'agricoltura. Il capogruppo del PD, Renato Locchi, ha firmato una mozione urgente per il sostegno a uno dei nostri beni più preziosi, l'olio d'oliva, che quest'anno pare che ce ne sia poco e che sia anche piuttosto malato. Malato non perché ha preso il virus, ma perché non sarà della solita qualità. Allora, il sostegno, questa è una mozione urgente che coinvolgerà sì, tutto il Consiglio. Diciamo, mi sono unito ad altri miei colleghi che, venendo da quelle parti, tra l'altro hanno, hanno anche una spiccata sensibilità che è culturale ma anche economica. Effettivamente tutti quanti si stanno rendendo conto. In Umbria vi sono migliaia e migliaia di piccoli produttori che hanno 30-40 piante di olivi che sono accordi di non avere... Raccolto nulla, è un danno quindi grave dal punto di vista economico. Ci deve essere una certezza di quale sarà l'olio che gli umbri consumeranno nel, nel corso de, del prossimo anno e anche verificare, soprattutto l'aspetto più serio, quale forma di ristoro possono avere i produttori, ancor più quelli piccoli, perché questo è un fatto veramente impressionante eh, di, di quanto sia avvenuto. È vero che c'è una, una sorta di, di, di di dimensione ciclica nella raccolta delle olive, ma quest'anno è stato un anno particolarmente da, da dimenticare. Emozione mozione quindi che va a sostenere tutte queste persone che eh, parcellizzano una grandissima, enorme ricchezza della nostra regione, Zaffini. Sosterremo per quanto mi riguarda come Gruppo di Fratelli d'Italia questa mozione. La voteremo senza. Assolutamente neanche batter ciglio, ci mancherebbe quando la politica agisce in termini compensativi rispetto ai disagi, rispetto a, a, anche alle intemperie, perché di questo oggi parliamo nel, nel caso dell'agricoltura quando parliamo di olio: eh, beh, insomma, tutto, anche le castagne stanno subendo, e è un'importante produzione anche quella per la nostra regione, stanno subendo purtroppo la stessa sorte. Eh, diciamo, quando la politica funziona deve fare almeno, almeno questo insomma, ecco, riuscire a capire quando c'è stata una stagione pessima e agire in termini compensativi sulla fiscalità o quello, quello che propone la mozione va benissimo quella proposta dal collega Cintioli, che anzi ringrazio per aver fatto questa proposta allora, in chiusura di trasmissione abbiamo trovato anche un punto di incontro tra, tra i due consiglieri su questioni che ovviamente vogliono un po' che unire Bene, ringrazio anche i nostri telespettatori per questo confronto politico fra Renato Locchi e Franco Zaffini, e ringrazio naturalmente i due consiglieri per aver animato il punto di questa settimana. Arrivederci alla prossima!